Ultima gara del 2015 tra le mura amiche per la Civitanovese e la truppa rossoblù, dopo la vittoria maturata sul campo del Tolentino, sono sempre più leader del massimo campionato regionale e cercano di salutare l'anno con una vittoria davanti alla propria gente. Dall'altra parte c'è il Trodica che, dopo aver ottenuto il prestigioso scalpo del Fabriano Cereto, prova a farsi un regalo di Natale tentando di conquistare punti sul campo della capolista. Mister Schenardi mette subito in campo i nuovi arrivi del mercato invernale e la prima iniziativa del match è creata proprio dai piedi del brasiliano Bondi, che si accentra, palla al piede, bel passaggio filtrante a pescare in area Margherita, che però colpisce male, spedisce la sfera alta. Nel primo quarto d'ora il Trodica fatica a creare una trama di gioco, ci prova Donzelli con un break sulla fascia destra che mette la palla a raso terra, attraversa l'area di rigore ma non viene raccolta da nessuno e si spegne fuori. Poco dopo meno di 20 minuti, problemi in casa civitanovese. L'atteso Rafael Bondi è costretto al cambio per una botta ricevuta in precedenza e al suo posto entra Seferi. Poco dopo, proprio il neo entrato Seferi mette in mezzo dalla destra una bella palla per Gadda, che però non capitalizza il buon suggerimento del compagno e spedisce la palla fuori. Sui sviluppi di un calcio d'angolo alla sinistra, Daniel Margherita mette la palla del possibile 1-0 sui piedi di Morbidoni, che addomestica il pallone in aria e la lascia partire un destro, ma colpisce il palo alla sinistra di Moscatelli. Ed è sempre Margherita che prova a creare pericoli alla retroguardia del Trodica. E lo dimostra al 25esimo, mettendo un grosso in mezzo dalla sinistra. Interviene di testa Lambertucci, che spedisce la palla verso la propria porta, ma la traversa lo salva da un clamoroso autogol. Dopo 10 minuti la Civitanovese passa avanti. Corner dalla sinistra battuto da Gadda. Stacco imperioso in area di rigore di Harry Shiba, che di testa insacca la palla alle spalle di Moscatelli e fa 1-0 per la Civitanovese. Nei minuti finali del primo tempo c'è la reazione del Trodica. Punizione dalla destra battuta da Simoncelli, acrobazia di Ruben Carboni che colpisce la palla al volo verso la porta ma finisce fuori. Poco dopo è sempre Simoncelli a rendersi pericoloso su un calcio piazzato dalla sinistra che costringe al grande intervento Mazzoni, che con l'aiuto della traversa sventa il pareggio dei biancocelesti e su questa parata finisce il primo tempo. Nei primi 20 minuti del secondo tempo si fa fatica a trovare azioni da segnare sul taccuino, le due squadre si annullano quasi ad accontentarsi del risultato. Di sicuro il Trodica tiene più palla, ma le imprecisioni sono tante, la retroguardia rossoblù non ha problemi a contenere gli sterili tentativi di attacco dei biancocelesti. Al 68esimo il gioco si interrompe per alcuni minuti, Simoncelli colpito alla gamba da un duro intervento del difensore rossoblù è costretto ad abbandonare il campo e a ricorrere alle cure mediche. Al suo posto entra Emiliano Storani. Il primo tentativo del secondo tempo per la Civitanovese arriva al 75esimo. La retroguardia biancoceleste sventa un attacco dalla destra di Diomandé, ma involontariamente serve la palla al limite dell'area a Shiba, che lascia partire un destro, ma il tiro è completamente fuori misura. A complicare ulteriormente la non facile situazione del Trodica, 5 minuti al 90esimo, i biancocelesti rimangono in 10, qualche parola di troppo detta al direttore di gara e Carboni viene spedito sotto la doccia in anticipo. All'ultimo minuto del tempo regolamentare il Trodica prova a rendersi pericolosa con Donzelli, che lascia partire un potente tiro rasoterra che però si spegne alla destra di Mazzoni. L'ultimo sussulto del match arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il Trodica, dove sale anche il portiere Mosca in area di rigore rossoblù, ma la palla viene messa fuori alla retroguardia civitanovese che tenta la ripartenza. La palla arriva a Shiba, che solo in area di rigore la appoggia verso la porta, ma il rientrante Moscatelli si avventa sulla sfera e la spinge in corner, sventando così il 2-0. La partita si conclude con la Civitanovese che conquista i 3 punti, complice anche i risultati degli altri campi, e si conferma capolista in un campionato sempre più a tinte rossoblù. Per Mister Mobili non era di certo questa la partita per ottenere punti salvezza, ma si può consolare con una buona prova dei suoi ragazzi in vista del girone di ritorno.